Ciao, nuovo look? Sì, ti piace? Sì, certo, bella idea la tinta estiva. Eh sì, hai detto che in estate bisogna proteggere i capelli. Sì, ma non li proteggi mica colorandoli. Ah, che peccato. Beh, è una parrucca. Ora mi spieghi come proteggere i veri capelli? Certo. Ciao amici, vi ricordate da bambini quando andavamo al mare spensierati? Com'era bello! Ah sì, era bellissimo. Adesso invece dobbiamo proteggere molto bene la pelle e anche i capelli. Dobbiamo farlo se vogliamo davvero avere cura di noi e volerci bene e non avere sorprese durante e dopo l'estate. E oggi vi spiego un segreto di 3000 anni fa che può proteggere i vostri capelli ancora oggi. Certo che no, sicuramente lo avete letto anche voi. La luce solare che filtra attraverso la nostra atmosfera diventa ogni anno più aggressiva e i capelli subiscono le stesse aggressioni della pelle. Ma la pelle ha una sua capacità di autorigenerarsi, i capelli no, sono indifesi, bisogna proteggerli, altrimenti diventano duri, stopposi, sfibrati e si scoloriscono. Ma com'è possibile? I capelli sono molto sensibili alla luce, al calore del sole, agli effetti disidratanti di salsedine e cloro. Mentre la pelle sa come autoripararsi, la fibra capillare no. E quando subisce una fotodegradazione, ovvero un'alterazione provocata dal calore del sole e dai raggi ultravioletti, il fenomeno è irreversibile. Il capello resta danneggiato. E in autunno ci troviamo con i capelli aridi, spenti, con una caduta maggiore rispetto a quella fisiologica che non sappiamo spiegarci. Squaletto dice che nella spazzola trova un sacco di capelli. Ma cosa dici? Tu hai quelle squame? No, no, i danni sono reali ed è importante esserne consapevoli perché non è solo una questione estetica, ma anche di salute dei capelli. Parlo sempre di salute nei miei video e per seguire tutti i miei consigli iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. I dermatologi e i cosmetologi sono d'accordo, in estate bisogna dedicare ai capelli le stesse cure che si riservano alla pelle. Sì, ma come facciamo? Non è impossibile, nei paesi caldi hanno un segreto che dura da 3000 anni e può proteggere i nostri capelli ancora oggi. Io l'ho scoperto nei miei numerosi viaggi in India. Per esempio, nell'India del Sud, in Kerala, che significa paese del cocco, il sole tropicale è molto forte, ma tutti gli abitanti, uomini e donne di ogni età, hanno i capelli sempre lucidi, morbidi, fluenti, lisci e mai sbiaditi. Così, indagando, sapete cosa ho scoperto? Che nella millenaria tradizione ayurvedica da sempre si usano gli oli sui capelli. Ma se vogliamo farlo nel modo giusto, dobbiamo farlo come Chitra, la mia migliore amica indiana che mi ospitava sempre a casa sua quando andavo a studiare Ayurveda in Kerala. Lei mi ha fatto vedere come si fa, perché lei, come tutte le donne indiane, ha un segreto che adesso vi voglio rivelare. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Fatto, e il segreto adesso? Loro fanno il contrario di quello che facciamo noi. Noi mettiamo un po' di olio sui capelli e poi li laviamo poco dopo perché non sembrino unti. Loro prima lavano i capelli e poi mettono l'olio e lo lasciano in posa tutto il giorno.
Vabbè, allora adesso mi condisco la testa come fosse un'insalata. In estate si può fare. L'olio ideale è quello di cocco, ma va bene anche quello di argan. Gli oli fanno da protezione fisica anche a sabbia, sole, sale, cloro. Idratano il cuoio capelluto e la fibra, quindi rendono i capelli forti, sani e lucidi e anche profumati. Usare l'olio sui capelli in estate è il modo migliore di proteggerli, naturalmente. Ora che lo sapete, condividete questa notizia con i vostri amici e sui vostri social. E noi ci vediamo al prossimo video, qui sul canale. Ciao! Naturalmente, devo fare così? Quello il contrario, no? I dermatologi e i cosmetologi